Attenzione, 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 perché oggi il pavimento è lava e non vorrei che qualcuno prendesse fuoco da un momento all'altro, ciao ragazzi. Cavolo, ciao. Bella mattina. Da come vedete già la lobby è piena di un pochino di lava, ma quando Jess starterà, cioè tra 3, 2, 1 vai Jess. Mamma mia, che sincronizzazione, sì. Scoprirete una mappa completamente nuova. Ninna, sei contenta? Oh cavolo. Come no? No. Perché? Perché io volevo una mappa normale. Ma come una mappa normale? Devi essere felice. Ma guarda, mamma mia, che casino. Che ansia. Ti piace Ferro? No, che non mi piace. Ecco, ma dovete sapere che nella partita di oggi il pavimento è lava. Ciò significa che se qualcuno di noi andrà sulla lava, brucerà e perderà la partita. Quindi non potete assolutamente andare sulla lava. Va bene. Sì, Ninna? Io ti spingo nella lava. Provaci, vediamo se ci riesci, dai, spingimi. Ah, non ci riesci. Non ci riesci perché siamo tutti trasparenti. Ciao Gio, come stai? Ciao Matti, tutto bene, tu? Tutto alla grande, non vedo l'ora di vederti. Ecco, vabbè, niente, lasciamo stare. Che vuoi dire? No, no, niente. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace per altre mod incredibili di Among Us. Mi raccomando, questa è una mod personalizzata tra l'altro, creata proprio da noi, dalla nostra squadra. Quindi sono felicissimo di come è uscita fuori. E beh, che dire, state attenti a non andare nella lava. Ecco, questo è il consiglio più importante che posso darvi. E se io mi ci butto? Perdi la partita, mica è colpa mia, Ninna. Mi dai 5 euro se mi ci butto? Se ti ci butti, no, non te li do sinceramente. Non è giusto, perché sempre io? Che è successo, Gio? Niente ragazzi, non è successo niente, va bene. No, no, allora, se sei morto, fai una battuta. Vediamo se è morto, raga. Ok, sapete cosa ci fa un pupazzo arancione in una partita di Among Us? Cosa? Vi salvo io, vi salvo io! Non muore ad inizio partita. Ok, quindi abbiamo la conferma che è morto, ok, sì, Gio è morto, quindi tutto torna secondo i piani. In questa partita di pavimento e lava, Gio muore. E fino a qua siamo contenti, Jess, dovresti essere gasatissima, sì. Non sei morta. Sto per dire che sono felicissima perché sono sopravvissuta. E brava, secondo me è grazie a quel cappello d'avventuriera che ti sei messa. Esatto. Aga, ma la tua banana dov'è finita? Beh, ne ho approfittato, visto il caldo, per cuocermi un uovo. Ok, così. Ci sta, siamo a febbraio, quindi perfetto. Allora, io schippo, raga. Io dico che è Aga, perché oggi ha cambiato cappello e è molto sospetto. Attenzione! Pure per me, Aga, no. Se mi votate tutti, mi arrabbio, Effettivamente sei stato uno dei più zitti, però io ti voglio dare una possibilità, quindi schippo. Ok, vabbè, c'hai un'altra possibilità, Aga, per non dimostrarci che sei l'impostore. È la prima persona andata e sono molto contento, anzi sono contentissimo, sai che è la persona più felice che esista nella storia della Terra. No, cavolo! Aiuto, sto andando a fuoco, raga! Ferro! Aiuto! Ma sei stupido allora, ma esci! Troppo tardi, niente. Beh, raga, ti sta bene. Ferro è andato, ci sei voluto andare. E ti faccio i miei più sinceri complimenti, Ferro. Com'è essere bruciacchiato? Senti, non te lo dico neanche, cioè, avessi avuto almeno un uovo in testa lo potevo bollire come H. Ma io non c'avevo niente in testa. Sento puzzo di pollo. Mi sa proprio che Ferro. Aia! Vedi che sono intelligente, Ferro, ad aver appreso un uovo da mettere in testa? Sì, è vero, però tu almeno non sei bruciato, solo l'uovo ti c'è bollito. Perché io ragazzi, sono... no, scusate un attimo, venite nella lobby, cioè nella caffetteria. Guardate Ferro. Dove prendete in giro? Povero Ferro, e meno male che era il pro gamer. Mi voi, stupisco, ragazzi, che non sia stato Gio a morire. Ragazzi, io ero verde, guardate, mi sono bollito e sono diventato rosso. Vabbè, ma quello rosso. Infatti, sei cotto a puntino, Ferro. Ben ti sta, Ferro. Va bene. Allora, Ferro ci ha dato la dimostrazione che è particolarmente rischioso andare sulla lava. Quindi vi consiglio di non farlo, perché potrebbe essere molto, ma molto però mi sembra cotto talmente tanto bene, visto quel rosso fuoco, che andrei lì a mangiarlo. Solo che poi morirei in cura. Se vuoi vai, cioè per me non è un problema. Vabbè, ma tanto lo sappiamo tutti che sa di pollo, no? E niente ragazzi, buttatelo fuori, grazie, buttatelo fuori se si può. Ferro è una chicken McNuggets. Qualcuno ha chiuso le porte? Ragazzi? Chi no. Chi c'è qua? Qualcuno ha chiuso le porte? Ehi! Chi è che ha chiuso le porte? Stare con H. Ragazzi, sono rimasto da solo io invece. Ok, si sono aperte. Cavolo! Okay. Aga, ma che cavolo! Ma sei passato... sei passato da qui! Perché c'è la task da fare. Geniale. Però aspetta un attimo, guarda, l'impostore non può prendere la botola qui. Jess, passa in basso. Giù, vai subito giù. Ok. Grande, perfetto. Jess. Ecco, bene, e adesso che siamo tutti e tre qui, che cacchio facciamo?
Giochiamo a carte. C'è anche il tavolo. A carte? Ma che cavolo? Ma no, io non voglio giocare a carte. Ma come no? Cavolo, che cosa ora facciamo? Dobbiamo tornare indietro? Ragazzi, chi passa? Chi passa, ragazzi? Oh, oh, oh! Ehi, ehi, ehi! Qualcuno qui sta giocando troppo col fuoco per restare in tema, Ma cosa è successo? Jess? Ci sono rimasta male. Eppure io. Non pensavo facessi una kill proprio davanti ai miei occhi. Ma non sono stata io, Ninna. Ninna? No, giuro. Basta. Io ho questa situazione alla fine. Devo scegliere tra due persone perché io non sono mai l'impulsore. Questa volta ti sceglierò. Come non scegli? Ma vabbè, io voto Jess. Sì, che la voto. Sì, Jess, quel cappello d'avventuriera mi puzza. Ecco perché non sei morta ancora. Semplicemente perché sei l'impostrice. Cosa pesante. È una cosa pesantissima, io ti sto dissando pubblicamente. Questa me la segno. Sì, te la Matti, segno. Però tu potresti essere un ladro in questo momento, dato che hai rubato la corona a Jess. Esatto. Non so pensa perché era carina la corona, sinceramente. Comunque c'hai 20 secondi per votare, Ninna. Mazza, dai. Jess. Oh, bene. Finalmente io e Ninna siamo riusciti a salvare il mondo di Among Us. Dagli impostori. Brava, Ninna. Brava, Ninna. Ma Non fa così, mamma mia, la prima vittoria da impostore, mamma mia. Cavolo. Spero di non essere l'impostore perché sennò, mamma mia, mi faccio un'altra vittoria a occhi chiusi. Comunque non so se vi siete resi conto che la lava non ci permette di andare in alcuni posti della mappa. È vero. Se non sbaglio, andando qui a sinistra, sì, Ferro? Tipo quello dove sono andato io. Esatto, tipo quello dove sei andato te non ci si poteva andare, infatti sei morto. Ed è giusto anche così. Però ad esempio io adesso sono qui. Vieni Aka, guarda. Ok. E tipo se uno deve fare una task qui, non la può fare. È vero. Ma è vergognoso. Come si fa? Cioè dovrebbe vuoi uccidere fare una prova, Aka? Io vi do un consiglio. No. Dai Aka, dai. Buttati, ma, buttati. Vado, sei sicuro? No, vai. No, oh, ma che sta facendo giù? Io. Eccomi. Ma che fa? No. Vabbè. Ma niente, sto provando a fare la task. Che vi devo dire, non ragazzi? So a volte sai, no, chi si merita di perdere, perde. E niente da fare, niente da fare. Lui continua a prendere fuoco, facciamolo cuocere nel suo brodo. Bene, molto interessante. Matti, sì, Gio? Ma mi spieghi perché sono morto? No, guarda, forse perché stavamo facendo la modalità Deplorislava su Among Us. Però non lo so, non ne sono sicuro. Certo, potevi dirmelo, però. Porca miseria, Ninna, vieni qui, vieni a. Come si chiama questo posto? Storage, vieni a Storage un attimo. Sì. Ti devo far vedere una cosa. Sì, vengo. Io non mi fiderei. So però qual è. Dai, vieni, guarda, ti vengo a prendere. Okay, guarda, sono qui. Guarda qui in basso a destra. Sì. Cioè, non si può fare questa task. Ma io non ce l'ho da fare, quindi fate te se la devo neanche fare. Io. No, non la devo fare, aspetta un attimo, ma la porta si è chiusa. No. Ok, cioè, sì, no. Ok, ma sei stata tu a chiuderla. No. Mamma mia, che ansia. Oh, cavolo, le luci. Le luci, vado. Vado subito, fixiamo tutto e voilà. Mamma mia che partita ansiosa, questa lava mi sta facendo venire caldo. Mamma guarda mia. Che bello il corpo di Joe. Guarda che bello. Ma aspetta, io non sono andato a vederlo, Ninna, vieni con me. Non è un bello spettacolo. Comunque la vera domanda che dovresti fare, Matti, è chi è più stupido tra Ferro e Joe? Ehi, che cavolo vuoi da me? Cioè, da dire la verità, oggi ve la state contendendo. Comunque, è uno spettacolo. Io pagherei per guardare questo spettacolo di Joe nella lava. Sì, diciamolo. Chi è che sta urlando come una formichina? È un gatto? È un gatto? Chi è che sta piangendo, tipo? Il gatto lo associerei a Jess. Jess? Ma sei tu? Ma che sta... Sì. Mi sa di corpo un po', ecco. Abbrustolito. Abbrustolito, vero? No, in realtà abbrustolito no, è passato l'impostore e mi ha... Zan, zan, zan! E sente di un impostore clamorosamente cattivo, mamma mia, attenzione. Già. L'impostore comunque ha vita facile con Joe, ma non con noi, perché a quanto pare noi non siamo così stupidi da andare nella lava, quindi tutto questo così. È molto... Oh, l'ho trovato! Ho trovato il corpo! Dove? Perfetto! Stavo facendo la task! Dove l'hai trovato, Ferro? L'ho trovato davanti a telecamere. Interessante. Non io so chi è. Ok. Chi, Ninna? E voterò l'impostore. Senza dircelo. Vabbè. Porca miseria.
Ferro, chi hai votato? Io l'impostore, senza dirvelo. Ma porcaccia la miseria, c'ho straccialadre, che io mi voto da solo, che devo fare? Se voi due skippate, magari almeno capite chi era l'impostore. Secondo me è Ninna, e poi invece non perde. Io skippo perché ho paura. Per favore, non dire baggianate che ti ho scoperto. Ma come mi hai scoperto? Ma come, Ninna? Ai, pesante questa situazione. Joe, mi senti? Sì, ragazzi, dimmi. Come si sta all'inferno? Oh, mamma mia, c'è un caldo da morire, ho bisogno di un po' di aria. Mi raccomando, adesso dobbiamo giocarcela bene, cerchiamo di fare le task, ma soprattutto non moriamo nella lava perché... ecco. Basta. Oh, cavolo. Aiuto. Ninna? Ninna? C'è un tizio verde? Io l'ho detto che era lui, Seria, c'è straccia. Aiuto, scappa. Facciamoci queste missioni. Ferro, hai qualcosa da dirci? No, che sono un tizio verde con i punti di domanda. Sì. Tizio verde con i punti di domanda. No! Appunto. Chi è che è appena caduto in un burrone? Non lo so, andiamo a vedere sopra. Aka. Oh! Ma c'è un non è un corpo, c'è un cadavere. C'è un deflore in vaca. Un cadavere. Aspetta, Ninna, vieni a vedere il corpo qua sotto. No, mi dispiace, ma io la riporto. Ok, perfetto. Ninna, sai già chi votare, vero? Avevo ragione io, Mattia, Ninna. No. Ma cosa vuoi da me? No, non è né Ninna né Ferro. Cioè no, scusami, non è né Ninna né io, volevo dire. E raga, ovviamente quel pazzoide di Ferro, che non è altro che ha truffato tutti in questa partita. Sei vergognoso. Guarda, non c'è manco il tuo nome quando giochiamo. Assurdo, ragazzi. È un hacker. Vero. Non ci voglio credere. Per fortuna i crewmate Ninna e Matti sono riusciti a portare la salvezza in questa partita di The Floris Lava. Mamma mia, meno male che mi sono messo la skin blu ghiaccio, blu acqua, perché almeno resto un po' freschetto. Non immagino voi invece. Ragazzi, sì? Cos'è successo? Ma che cos'è? Ditemelo voi. Povera Jess. Jess, ma sei morta nella lava? No. Ma come hai fatto a morire così velocemente? Perché io sono immortale con la lava. Il problema è l'impostore, capito? L'impostore è tipo peggio della lava. Esatto. Perché stai ridendo, Ninna? È vero, no, cos'era? Non sto quel... ridendo. Era sarcasmo? Oh, ragazzi, Ninna sta ridendo, l'ha sentito tutti? Raga, ma... Vabbè. Io skippo perché non ci ho capito niente. Sono solo che, secondo me, Jess non vuole fare una figuraccia ed è morta nella lava appena è iniziata la partita. È vero. Puoi dire. Io non dico niente. Raga, ma sono delle prove scottanti queste. No, ragazzi, basta. Dopo a ridere. Dopo questa lo sai come lo voglio. Il tuffo a candela lo voglio nella lava. Anche tu l'hai battuta, quindi a candela col... No, ragazzi. L'ho detto a caso, devo essere sincero. Non era mia intenzione. Se no ti avrei detto un tuffo Ninna! Un tuffo Ninna, ecco, infatti, grazie per... Ragazzi, che c'è? Cosa ho appena visto? Io non ho parole. Oh, che è successo? Sono morto. Allora, sì, ma sempre giù, no? Siete pronti alla vera storia della verità? Guarda, se me la racconti te, io non ci credo. Allora, ho visto le telecamere, Ninna coincideva giù. Vabbè, così. Chi è che può dire che tu eri in telecamere? Scusa, nessuno, quindi sei tu. Aka, tu che cosa dici riguardo questa situazione? Io non ho visto Ferro in telecamera. E no? Si vota! E si vota Ferro! Ragazzi! E Ferro è l'impostore! No. E Ferro è l'impostore! Ciao, Ferro, ciao! Attenzione! Non ci posso credere! Senti, meglio essere buttati fuori da una navicella spaziale che bruciare nella lava. Ma io non sono l'impostore, leggete! No. Aspetta un attimo, Aka! Ma perché è sempre baccato quel Ferro da stiro? No, ma siamo rimasti in tre. Oh, mi si sono chiuse le porte. Io sto scappando. Cosa è successo? Facciamo le task. Oh no, ma ragazzi, nessuno ha completato le task. Porca miseria, siamo proprio fregati. Cosa facciamo? Non lo so, so solo che non possiamo fare le task. Ma perché nessuno ha completato le task in questa partita? Mattiz, sai dove andare, Mattiz? Dove devo andare? Sto rincorrendo! Dritto in un posto! Dove vado? No! No! Sola! Brava Ninna, la lavara, quella che lancia la lava, ecco cosa sei te. Vabbè, sentite, io ho quittato proprio perché mi sono arrabbiato, quindi lasciate un mi piace, scrivetemi nei commenti quale altra mod dovrei creare secondo voi e ci vediamo alla prossima. Cliccate sui video che sono comparsi sullo schermo, ciao!